Una buona serata ai telespettatori di Seila TV News. A voi il sommario con le notizie più importanti della giornata. Parking Fara, la sosta 3,40 € all'ora stupisce, ribolle ironico. Siamo a Monte Carlo. Uccise a colpi di fucile Gozzini, Gottardelli confermati 24 anni di carcere. Piazza Vecchia, la piramide desta ancora polemiche, danneggiata la pavimentazione. Al ridotto del Donizetti, la mostra dedicata alla Carrà con gli abiti di scena in vetrina. Atalanta, domani a Verona per l'infrasettimanale, obiettivo continuità. E parliamo di un lavoro infinito, un cantiere infinito, prima polemiche per la realizzazione, poi per il prolungamento di questi lavori. Ora si partirà con l'apertura, l'inaugurazione verso marzo, tanti posti auto, sto parlando del parking alla Fara, ma c'è l'ennesima polemica, che è quella del costo della sosta, 3,40 € all'ora. Subito chiaramente le opposizioni si sono allarmate per questo costo del biglietto esagerato, della sosta decisamente esagerata. Sentiamo in diretta Alberto Ribolla, consigliere della Lega in opposizione alla Giunta Gori. L'abbiamo titolato qua 3,40 € per la sosta che siamo a Monte Carlo, rubandole quello che lei ha scritto sui social. Parli lei adesso. Sì, in realtà anche a Monte Carlo il costo della sosta è minore. Nel Principato di Monaco si paga in media 2,70 €, ma sono andato a sbirciare anche il costo della sosta in tante altre realtà del nostro paese, non solo Venezia, dove si paga circa 3 euro, Verona, Milano, insomma, in tutte queste città si paga certamente meno dei 3,40 € che abbiamo scoperto solo stamattina essere il costo della sosta per il parking Fara, quel famigerato parking Fara, con i ritardi dei cantieri, con la scelta da parte dell'amministrazione di dedicarlo sostanzialmente ai solo e non residenti, e con un prezzo davvero altissimo, 3,40 € all'ora, neanche appunto fossimo nel Principato di Monaco. Ribolla, la fermo. In molte zone di Bergamo siamo intorno ai 3 euro all'ora, quindi la sosta è comunque abbastanza cara in altre zone di Bergamo. Perché questo clamore per un parking che è molto vicino alla zona turistica? E chiaramente, almeno questo è il parere comune, questo prezzo è orientato anche di fatto a cercare di non entrare in città alta, non andare nemmeno a parcheggiare alla Fara. Beh, in realtà, nella maggior parte, delle strade di Bergamo il costo della sosta è intorno ai 2 euro, che è già esageratamente alto, e l'abbiamo denunciato più volte. Questo non invoglia, di certo la gente a venire, nella nostra città e appunto a venire per comprare nei nostri negozi cittadini. Ma se pensiamo che il parking Fara doveva essere quello per attirare turisti, per eliminare le auto dalle nostre strade, sicuramente i 3,40 € attireranno solo i turisti con un certo portafoglio, quindi la Giunta Gori chiude ancora di più Città Alta alle sole elite, a solo coloro che possono permettersi 3,40 € che in 5 ore, pensate, più o meno 5 ore per andare al ristorante per fare un minimo giro di Città Alta sono quasi 20 euro, insomma, un ammontare altissimo. Ultima domanda, le chiedo una risposta telegrafica. Ho la bacchetta magica, lei è il prossimo sindaco di Bergamo. Cosa facciamo? Beh, sicuramente c'è da rivedere una convenzione che non può permettere di guadagnare solo al soggetto privato, perché ricordiamo che il parking Fara sarà gestito ed è gestito da una società di cui il Comune di Bergamo è partecipe, ma non è in maggioranza, e che già da tutti questi anni, da tanti anni, riscuote la sosta di Città Alta, quindi ha già avuto enormi profitti. Evitiamo che ulteriori profitti possano andare in tasca ai privati. Grazie al consigliere Ribolla, ho come l'impressione che dovremo riparlarne. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. E nel pomeriggio è arrivata la nota ufficiale diffusa dal Comune di Bergamo in merito alla tariffa applicata per il parcheggio della Fara.
Palazzo Frizzoni sottolinea che le tariffe possono essere differenziate durante l'arco delle giornate e soprattutto suddivise per stagioni e che il costo di 3,40 euro all'ora sia appunto solamente un valore massimo di sosta del futuro parcheggio. Non solo, saranno previste forme di abbonamento, agevolazioni e convenzioni, anche massimali giornalieri, tutti valori che saranno presentati nei prossimi mesi a ridosso dell'apertura della struttura in fase di completamento in via Fara. Infine, per rientrare nel merito del paragone scelto dal consigliere Ribolla, sempre da Palazzo Frizzoni, fanno notare che a Monte Carlo 2 ore di sosta si pagano 7 euro, 3 ore valgono 11 euro. Se sappiamo fare i conti, il risultato sarà comunque sempre superiore al possibile valore massimo della sosta del futuro parcheggio di via Fara. Parliamo ora dell'omicidio di Fausto Gozzini, omicidio compiuto dal 79enne Gottardelli, che ha avuto il 24 anni di pena di carcere e ci rimarrà nonostante la veneranda età. I giudici della Corte d'Assise di Cremona hanno confermato la richiesta del pubblico ministero Francesco Messina. Domenico Gottardelli, 79 anni, ex idraulico di Covo, è stato condannato a 24 anni di carcere per l'uccisione di Fausto Gozzini. Il 61enne imprenditore di Romano di Lombardia venne ucciso da Gottardelli il 14 settembre 2022 a Casale Cremasco, in provincia di Cremona, mentre si trovava nell'ufficio della sua azienda. Gottardelli si presentò con un fucile in mano e lo freddò, con diversi colpi che non lasciarono scampo a Gozzini. La sentenza è arrivata dopo 4 ore di camera di consiglio, con il giudice che ha escluso dall'accusa di omicidio volontario l'aggravante della premeditazione. I magistrati hanno rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa di Gottardelli, la quale aveva chiesto per l'assistito il ricovero in una RSA. Resta dunque il carcere come misura per i prossimi 24 anni, con la motivazione che sarà depositata entro 70 giorni. Capitolo risarcimento danni. La Corte ha deciso una provvisionale immediatamente esecutiva di 40.000 euro per la moglie di Gozzini e di 20.000 euro per ciascuno dei suoi due figli. Rimaniamo nei tribunali, c'è la richiesta per le due figlie della vigilessa uccisa a Temù, Zildiani, e per il fidanzato amante delle due figlie c'è la richiesta dell'ergastolo. Omicidio Zildiani, richiesta dell'ergastolo per il trio criminale. Il pubblico ministero ha chiesto il massimo della pena per le due figlie dell'ex vigilessa, Silvia e Paola Zani, e per Mirto Milani, fidanzato e amante di entrambe le sorelle. L'omicidio avvenne a Temù, in Alta Val Camonica, nella notte tra il 7 e l'8 maggio 2021, anche se il cadavere della Zigliani fu ritrovato 3 mesi più tardi. Nell'udienza in corte d'assise, il PM ha ricostruito i fatti di quei giorni di maggio, i depistaggi, il ritrovamento del cadavere sulle rive del fiume Oglio l'8 agosto 2021, fino ad arrivare all'arresto del cosiddetto trio criminale, che successivamente ha confessato l'omicidio. Il quadro di quanto accaduto, ha detto il PM, è chiaro. Il loro proposito di uccidere la vittima è rimasto fermo per diversi mesi. Non hanno esitato ad uccidere la signora Zigliani. Hanno ucciso un giorno prima della festa della mamma. E tutto questo è ancora più orribile. Ora la parola passa alle difese dei tre imputati e alle parti civili. Ancora a cronaca, sono due gli indagati per la morte di Alessandro Baggi, l'operaio di Sorisole, morto il 19 settembre all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, 2 settimane dopo l'incidente sul lavoro avvenuto a Dossena, dove una bomboletta di gas gli è esplosa tra le mani mentre si trovava calato in un pozzo. Il PM Raffaella La Torraca ha iscritto nel registro degli indagati il titolare della ditta per la quale lavorava e il preposto alla sicurezza. L'ipotesi di reato per loro è di omicidio colposo. Un senegalese di 29 anni senza fissa dimora è stato condannato ad 8 mesi di reclusione e divieto di dimora nella Bergamasca, poi commutati all'espulsione dall'Italia per 5 anni per aver commesso atti osceni in luogo pubblico. L'uomo è stato arrestato sabato scorso al Parco Suardi dopo essersi abbassato i pantaloni davanti a bambini e genitori e aver commesso atti osceni. Episodio che incredibilmente si è replicato anche ieri mattina in aula in tribunale davanti al giudice.
Il volo che lo porterà fuori dall'Italia non sarà pronto subito e il 29enne si trova ora a piede libero col rischio che faccia perdere le sue tracce. Parliamo ora di un'altra polemica, quella che è iniziata ancora prima che l'opera, la Piramide Verde in Città Alta, in Piazza Vecchia, si realizzasse. La stanno smontando, la pavimentazione in parte è rovinata, niente di eclatante, ma insomma c'è di che commentare. Vediamo il servizio. Non conosce pace la tornata 2023 della manifestazione Maestri del Paesaggio in Piazza Vecchia. Dopo le critiche diffuse, quest'anno particolarmente accese per via della collocazione della piramide verde al centro della piazza con la sparizione temporanea della fontana Contarini, ecco i danneggiamenti della pavimentazione. Nulla di particolarmente grave, le pietre di Sarnico non sono storiche, ma posate una ventina di anni or sono. Resta il fatto che gli organizzatori, dedicandosi alla bellezza e alla ricerca del miglioramento paesaggistico e architettonico, avrebbero dovuto salvaguardare l'incolumità del luogo in cui hanno operato. Evidentemente i tasselli di legno utilizzati per ammortizzare il peso della piramide non sono bastati. Dal comune una nota che spiega da qui in poi cosa succederà. Ricordando che la pavimentazione si consuma e logora anche per agenti atmosferici e passaggio di veicoli autorizzati, dicono da Palafrizioni che sarà fatta una valutazione dei danni e saranno immediatamente sistemati. Il costo dell'intervento sarà completamente a carico degli organizzatori dell'evento. Inevitabile la reazione del mondo social, nel quale spicca come sempre l'umorista avvocato Saita. Gori l'aveva detto. I maestri del paesaggio hanno lasciato il segno. E la giunta del comune di Bergamo ha approvato la convenzione quadro che definisce il futuro dell'area del cosiddetto centro servizi, il maxi edificio mai terminato dal Ministero delle Finanze che sorge a poca distanza dall'autostrada A4. Attualmente è di proprietà di A2A e qui sarà realizzata la nuova sede di Aprica, oggi ospitata in Via Moroni. Il progetto prevede la demolizione dell'attuale struttura che si estende su un'area di 30.000 metri quadri e la costruzione di un nuovo stabile dove troverà posto anche la seconda piazzola ecologica della città. Ad occuparsi dell'intervento la Vitali SPA. Ora il caro carburante che colpisce tutti, un po' tutti, ma soprattutto le famiglie. C'è un contributo per le famiglie più bisognose di 80 euro. Dopo aver sfiorato i 2 euro al litro per la verde, il prezzo del carburante è tornato a scendere. Ma non c'è da sorridere, perché si resta in una fascia di prezzi vertiginosa che sta mettendo sempre più in difficoltà le famiglie. E bisogna ricordare che è solo una delle tante voci a bilancio che fanno segnare aumenti significativi, insieme a luce e gas su tutti. Ebbene, per sostenere proprio i nuclei familiari maggiormente in difficoltà, arriverà un bonus carburante da 80 euro, destinato a chi ha già beneficiato della social card dedicata a te. Nella nostra provincia il bonus dovrebbero garantirselo circa 13.000 famiglie, di cui poco meno di 1.500 residenti in città. In particolare saranno premiate le famiglie numerose con reddito basso, stilando una graduatoria che segua questi requisiti: nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre, nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui uno almeno nato entro il 31 dicembre 2005, con priorità data ai nuclei con ISEE più basso, nuclei composti da non meno di tre componenti, sempre con priorità ai nuclei con ISEE più basso. Quanto ai prezzi, il dato medio lombardo dice che in modalità self la benzina costa 1.995 euro al litro, mentre il diesel si ferma a 1.939. Come spesso accade, la bergamasca è un po' più economica, ma come detto, c'è poco da sorridere. Siamo andati tutti al Luna Park anche in età più giovane, insomma, per divertirsi. Quest'anno, oltre al divertimento, qualche polemica per la sicurezza. Ha chiuso i battenti, vediamo com'è andata. Mentre si disfano le strutture al termine della fiera di Sant'Alessandro, nel piazzale delle giostre di Bergamo si intrecciano storie di famiglie, da decenni occhi e mani laboriosi che hanno visto profondamente cambiare questo luogo e i bergamaschi. Da quando hanno inaugurato quella piazza qua, che c'era i sassi, adesso non mi ricordo l'anno, però sono passati più di 50 anni perché ero ancora da sposare.
È cambiato nel tempo, inizialmente si andava bene, poi piano piano la gente limita, limita, limita e... C'è Stefani, figlia di giostrai di lunga data, nata al Bolognini di Seriate perché in quel periodo i suoi genitori erano proprio impegnati al Luna Park della Celladina e anche suo figlio di 4 anni è nato qui. Una storia che si ripete e da domani verso la prossima tappa, verso la prossima città, una vita nomade, come ad Alberto, 93 anni, con le sue giostre ha girato Europa e Medio Oriente. Bergamo ci dà sempre delle ottime soddisfazioni, anche perché è una delle poche città che ha un continuo, un pubblico che va e viene durante la giornata, si vedono svariate età, svariate famiglie, alla sera i ragazzi, al pomeriggio i bambini. Insomma, a me Bergamo piace. Beh, posso dire da quando sono nato, perché veniva mio padre e io gestivo l'autovolante, un treno fantasma, mio fratello l'autoscontro e altre cose, i miei zii, le giostre. E ora che le attrazioni vengono smontate pezzo a pezzo, è tempo di bilanci della manifestazione. Un mese di alti e bassi, segnato dal problema della sicurezza con le bande di teenager violenti e la richiesta di pattuglie di polizia, il maltempo e l'aumento dei prezzi che ha ridotto il potere d'acquisto delle famiglie. Quando il vice sindaco ci ha dato questa protezione, posso dire che il Luna Park ha ripreso la sua qualità. La città ha ripreso fiducia in questa manifestazione. Gente ne è venuta, eh. Le prime 2 domeniche c'è stata un'affluenza superiore alla media. Dopo cosa vuole? Invece che venire qui e comprare 3 giri per i bambini, ne comprano uno e poi vanno su un'altra giostra. Si è modernizzato, ci sono delle giostre di nuova concezione, tecnologicamente molto avanzate, hanno un costo molto alto e di conseguenza per ammortizzarle i prezzi bisogna tenerli alti. Ci abbiamo visto delle difficoltà, ma comunque la gente cerca di fare il possibile per venirsi a divertire, eh? Questo appuntamento a Bergamo è la seconda domenica dopo Pasqua, è l'unica città in Lombardia che risponde per due Luna Park. Con due Luna Park allo stesso livello, vuol dire che c'è un grande credito su questa città. Evviva il Luna Park, ci fermiamo per qualche consiglio per gli acquisti, ci ritroviamo con tante notizie interessanti partendo da Raffaella Carrà. Ben ritrovati con le notizie di Sella TV News, parliamo della Carrà Nazionale, si avvicina alla prima del Donizetti, ma nel frattempo se siete interessati ai vestiti di scena della grandissima Carrà, andate al ridotto del Donizetti. Mancano pochi giorni al debutto di Raffa in the Sky, l'opera lirica dedicata al racconto della carriera artistica di Raffaella Carrà, che con il suo corpo e la sua voce ha parlato alle donne italiane di sensualità e libertà. Il 29 settembre la stella della Carrà brillerà sul palco del Donizetti, illuminando la strada del fantastico, surreale e meraviglioso percorso di un'artista legata a doppio filo alla società italiana dell'ultimo mezzo secolo. A fianco dello spettacolo, già a partire da oggi, si potrà visitare il museo della Rai allestito con gli abiti di scena della Carrà, che per la prima volta escono dal centro di produzione Rai di Torino. Siamo qui insieme all'Opera Raffa in the Sky a inaugurare un nuovo allestimento del Museo Itinerante con i due abiti più preziosi di Raffaella Carrà. Il primo è quello famosissimo dell'ombelico fuori. Da allora si poteva osare e quindi chiaramente aperto all'emancipazione femminile. È un qualcosa che ancora oggi è molto, come dire, complesso. E tuttavia a fianco abbiamo un abito iconico che si chiama, noi lo chiamiamo l'Optical, e ha permesso già nel 74 di fare delle riprese che sembrano digitali. Quello che noi sperimentiamo tutti i giorni al museo e che vogliamo portare qui a Bergamo è in qualche modo un senso di eternità di Raffaella, perché vediamo nel pubblico del museo proprio l'emozione di sentirla viva e volevamo onorare quest'opera lirica coraggiosa, innovativa. Dopo un lavoro intensissimo di 2 anni che raccoglie, riassume e miticizza una grande donna e attrice, questo venerdì si alzerà il sipario. Francesco Micheli, lei che è l'uomo dietro lo spettacolo, l'ideatore e il regista, adesso che non resta che presentare l'opera al pubblico, può dirsi soddisfatto del lavoro compiuto? È come dire, sei contento di tuo figlio il giorno del suo diploma? Non lo so. Sì, tantissimo.
e spero che le premesse che questa creatura sta facendo scaturire si realizzino al meglio, perché poi appunto c'è la vita, nel nostro caso il pubblico, dal vivo e televisivo, quindi insomma ce n'è. Spazio Atalanta. Dopo la vittoria di domenica pomeriggio in casa contro il Cagliari, l'Atalanta torna in campo già domani alle 18:30 per il turno infrasettimanale che segna il sesto turno di Serie A. I nerazzurri vanno sul campo di Verona per cercare continuità anche in trasferta. Dirige l'incontro Federico Dionisi dell'Aquila, Alvar, Paterna e Maresca. Dionisi ha diretto 3 volte l'Atalanta, sempre vittoriosa. Per quanto riguarda le formazioni, ecco qua la lista dei partenti per Verona. Vedete che l'unica novità è che torna nella lista dei titolari, anzi dei convocati, Bakker, che era stato estromesso per la partita con il Cagliari. L'11 di domenica vede 2 probabili cambi, Carnesecchi al posto di Musso in porta e Toloi per Scalvini, un mini turnover per Gasperini. Rimaniamo in casa Atalanta, c'è una partnership che continua da tempo tra la Brembo, incredibile e potente azienda bergamasca, e l'Atalanta. L'obiettivo è far maturare, produrre sempre più talenti. Nessun freno all'Atalanta, anzi una spinta forte che parte dal settore giovanile per far volare sempre più in alto la società, prima ancora che dal punto di vista calcistico, da quello educativo e formativo. È questo lo spirito che legherà per i prossimi 2 anni Brembo e Atalanta, 2 gemme del panorama imprenditoriale internazionale, nate e operative a Bergamo, che da 7 anni viaggiano mano nella mano al servizio dei giovani. Di più, Brembo sarà top sponsor del settore giovanile. Questa mattina al centro sportivo di Zingonia c'è stata la sigla ufficiale dell'accordo alla presenza di alcuni degli esponenti più illustri del settore giovanile nerazzurro, a cominciare dal responsabile Roberto Samaden, per arrivare ovviamente all'amministratore delegato Luca Percassi, per Brembo invece Cristina Bombassei. Vogliamo proprio rinnovare con la grande famiglia Atalanta e con la famiglia Percassi i valori educativi e culturali che dobbiamo in un qualche modo tramandare a quella che definiamo semplicemente la next gen, quindi abbiamo una grandissima responsabilità verso di loro. 2 famiglie, Percassi e Bombassei, che si uniscono per portare avanti il saper fare bergamasco, ma in modo sempre più innovativo. Il lavoro di Brembo e Atalanta è infatti un continuo guardare oltre, è un viaggio di raccolta di semi gettati con anni di anticipo. Permettere ai ragazzi e alle ragazze di vivere una bella esperienza, di stare in un bell'ambiente, fa la differenza per chi diventerà giocatore e fa la differenza per chi invece non lo diventerà e, come è stato sottolineato, potrà essere una persona che nel proprio futuro si porterà sempre dentro quel percorso. Tra gli emblemi di questa partnership il premio Brembo, che ogni anno a giugno viene assegnato a ragazzi dell'Atalanta che sanno distinguersi tra i banchi di scuola e anche in campo per valori tecnici e di fair play. Tra i vincitori degli anni scorsi figura un certo Giorgio Scalvini. La più grande realtà imprenditoriale del nostro territorio ha deciso di confermare questa relazione col mondo Atalanta, quindi a dimostrazione di quanto la famiglia abbia deciso di appunto essere vicina al suo territorio e al settore giovanile. Alta pressione su Bergamo, vediamo le conferme da 3B Meteo. Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di 3B Meteo. Ci attendono giornate all'insegna dell'alta pressione sulle regioni centro-settentrionali. Il sud Italia ancora vede l'influenza di una bassa pressione che però si sta spostando verso il Mediterraneo orientale. Insomma, in soldoni, diciamola tutta, ci attendono giornate più estive che autunnali. Vediamo infatti per questo mercoledì cosa accadrà in Lombardia. Poco o nulla, sole protagonista, temperature diurne addirittura fino a 28-30 gradi all'ombra, incredibile. Apriamo mattino per aria molto frizzantina, minima intorno ai 15 gradi. E così anche per quanto riguarda Bergamo, poco da segnalare, temperatura fino a 27-28 gradi, al sole anche qualcosina in più, si replica nella giornata di giovedì con ancora bel tempo, ancora con temperature particolarmente miti, giusto qualche nuvoletta, qualche velatura di passaggio. Nei giorni successivi ancora non passeranno grandi perturbazioni, arriveremo fino all'inizio della prossima settimana con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso e temperature diurne
notturne, sempre oltre le medie del periodo. Per sapere nel dettaglio a questo punto per quanto andremo avanti così, consultate l'app gratuita di Trevi Meteo. Le vostre segnalazioni alla redazione @selatv.tv. È veramente tutto, buona serata. We'll be right back.